È appena terminata la conferenza stampa con la comunità islamica, dove è stata annunciata la costituzione dell'associazione nuova, che è stata richiesta anche dal comune di Magenta per poter iniziare la procedura per avere un luogo di culto in cui pregare, e ho qui vicino due esponenti della comunità che hanno fatto una dichiarazione e vorrei che la ripetessero nuovamente alla nostra telecamera. Buonasera a tutti e due. Allora, cosa hai raccontato tu durante la conferenza stampa? Chiediamo scusa prima i nomi di loro. Ah, sì, che... Mi chiamo Muhammad Kizer. Muhammad? E Tahir Sharoz. E Tahir. Muhammad, cosa è successo l'anno scorso, nel 2017? Allora, siccome in questo incontro abbiamo parlato di un incontro pubblico con il signor vice sindaco di Magenta, noi prima delle elezioni del 2017 abbiamo avuto un incontro segreto con lui a Ponte Vecchio in una cantina, in cui lui ci chiedeva i voti, in cambio ci offriva, ci faceva delle promesse, in quanto ci dava un spazio, ci prometteva di creare un centro culturale. Inoltre siamo anche dei ragazzi giovani che giochiamo a sport, ci dava altre promesse in quanto l'apertura di centri sportivi in cui potevamo praticare i nostri sport e appunto le associazioni. Perché ricordiamo, i pakistani amano molto il cricket, sì, cricket. Giusto? Sì, uno sport che è conosciuto ormai a livello internazionale, quanto anche la squadra italiana sta giocando ai giochi europei, okay. È passato anche il turno. Ti vorrei chiedere, allora tu dici che in questo incontro segreto c'era Simone Gelli, una decina di voi due e più eravamo altri 8-9 della comunità pakistana. Quindi una decina di comunità pakistane islamici. E oltre al signor Gelli chi c'era? I nomi non ce li ricordiamo, però c'era una ragazza giovane candidata, forse si chiama Bonfiglio. Si chiama così, infatti. Bonfiglio. E altri due colleghi di cui non mi ricordo il nome. Quindi quattro persone della Lega che vi hanno chiesto, dietro il voto alle prossime che sarebbero venute elezioni comunali, vi hanno promesso di costituire dopo, se loro fossero risultati vincenti, sì, quindi la giunta vincente della Lega, la costituzione di un'area per creare un centro culturale islamico e un campo sportivo dove poter praticare il vostro sport. Questo è tutto. Grazie di questa vostra testimonianza. Buonasera. Buonasera.